dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il tetrarca Erode sentì parlare di tutto ciò che accadeva e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano: Giovanni è risuscitato dai morti, altri è apparso Elia, e altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io. Chi è dunque costui del quale sento dire tali cose? E cercava di vederlo. Carissimi amici, ben ritrovati, sono Don Paolo. Siamo ancora insieme per ascoltare la parola del Signore. Oggi la liturgia ci mette davanti questi due versetti. Siamo tornati a Luca dopo aver celebrato ieri la festa dell'Apostolo Matteo. E avete sentito, qui c'è un uomo, è un re, Erode, che sente dire: Giovanni è risorto dai morti. Altri dicono: è apparso Elia. Altri: è risorto uno degli antichi profeti. Ma lui sa di aver ucciso, è lui che ha fatto uccidere Giovanni, vi ricordate? A causa del ballo della figlia della sua amante. Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Il desiderio profondo del cuore di ogni uomo. Perché il tetrarca Erode nel Vangelo è il segno della totale corruzione dell'uomo. L'uomo che per il potere si vende a tutto, si vende ai romani. Infatti il tetrarca Erode non valeva niente in realtà, era un fantoccio messo lì appunto dal potere dominante, dal potere forte, i romani, e pur di stare lì è capace di scendere a qualunque compromesso. È talmente corrotto quest'uomo che addirittura persino nella sua vita privata vive di corruzione. Prende la moglie di suo fratello, la moglie del fratello, sempre per intrighi, sempre per potere. Un mondo fatto così, un mondo corrotto. Quante volte il nostro Papa ce lo ricorda: non siate corrotti. E questo uomo così corrotto, anche per lui c'è l'annuncio del regno. Anche a lui Dio dà la possibilità di rientrare in se stesso, di incontrarlo, di fare l'esperienza che il regno è vicino, e il regno è Gesù. E quest'uomo nel profondo sente che questa è la verità. Sente che esiste la verità. Oggi è di moda dire che non c'è la verità, ma il cuore dell'uomo sa che non è vero, c'è la verità. E la verità non sono delle idee, ma la verità è una persona. Io sono la verità, dice Gesù. La verità è il rapporto con Lui. C'è un'espressione bellissima che usa il Catechismo e che la Madonna Medjugorje ha ripreso. Bellissima questa espressione, che dice così: in fondo al cuore ogni uomo sa che Dio esiste. Ecco l'esperienza di Erode, lui sa che Dio esiste. Come mai? Perché ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Anche qui, ecco la buona notizia: qualunque sia la situazione nella quale ti trovi, non dire non c'è niente da fare per la mia vita. Ormai non posso uscire dalla situazione nella quale sono. O sono fatto così, non c'è niente da fare. Oppure l'altro è fatto così, lasciamo perdere. No, non dimenticartelo. Ogni uomo sa nel cuore che Dio esiste. Cioè che c'è speranza. Che se Lui mi ama, allora io posso venire fuori. Cercava di vederlo. Abbiamo visto in questi giorni: dove lo vedi? Dove lo trovi? Si fa incontrare, ci regala la Chiesa
e nella Chiesa ci regala la sua parola, lì lo trovi. Vai a vedere. Ecco, vi ricordate che cosa dicevano i monaci, cosa dicono i monaci con la loro vita? Dicono proprio questo, vedere Gesù. Loro scrutano la parola di Dio, vedere, scrutare, ci stanno dentro, vivono tutto il giorno cercando in quelle pagine Gesù e lo trovano, perché lui viene apposta per farsi incontrare. E allora, caro fratello, cara sorella, coraggio, ancora di nuovo oggi una parola buona per me e per te, una buona notizia, si vuol far trovare, cercalo, vai a vedere dove si fa incontrare, guarda dentro la tua vita e vedrai che già tante volte lui è stato presente, vedrai che proprio laddove ti sembrava che non ci fosse, in quelle situazioni così contraddittorie, persino nel tuo peccato, anzi proprio lì, lui è presente e ti sostiene amandoti per darti forza di ricominciare. Fidati di questo sguardo che è l'unico che ti dà dignità. E anche tu guardati con questo sguardo, uno sguardo pieno di promessa, uno sguardo pieno di futuro, perché Cristo è il futuro della storia, ci ricordava San Giovanni Paolo II, il futuro della storia del mondo, il futuro della mia e della tua storia, e quindi non aver paura, guarda verso di Lui, cercalo, cercava di vederlo. Chiediamo allo Spirito Santo che sia così anche per noi. Aiutaci, Santo Spirito, a cercare di vedere Gesù, a cercarlo nella sua parola, a riconoscerlo presente nella nostra vita. Arrivederci a domani.